spazio di migliorarsi. E molto spesso ci sembra difficile, perché la nostra realtà è una realtà ricchissima di iniziative, ricchissima di persone che dedicano tantissimo tempo a attività per il bene collettivo. E tutte le volte ci sorprendiamo, perché ci rendiamo conto che è come un virus positivo, cioè più che queste cose vengano fatte e più che vengano implementate. Cioè il buon esempio è contagioso, questo bisogna dirlo, perché se lo è il cattivo esempio è tanto di più il buon esempio, perché fare una cosa buona ci riempie di gioia, ci riempie di soddisfazione e quindi ci viene voglia di proseguire e continuare a farla. E a volte anche vederla fare ci stimola a andare verso quella strada. Da tempo ormai l'investimento che il comune, insieme anche ad altri comuni, perché non ci scordiamo che il nostro distaccamento dei Vigili del Fuoco copre anche il territorio di Sesto e di Campi Bisenzio, di cui ringrazio la presenza, i loro amministratori che sono qui con noi a condividere questo momento. Ci investiamo tanto in termini di risorse, in termini di tempo, perché crediamo che a volte lo Stato ci dà quello che è la base, cioè ci dà una serie di servizi che arrivano fino a un certo punto. E ci rendiamo conto che con la sussidiarietà riusciamo a implementare quei servizi e migliorare la vita delle persone. Quando si parla di protezione civile si contano i secondi a volte, non i minuti, cioè arrivare un minuto prima su un fatto, su un evento, che sia di salvavita o che sia di un incendio, a volte fa la differenza. E quindi una struttura di prossimità ci dà un potenziale molto più alto proprio sulla sicurezza delle persone e su prevenire danni molto, molto più gravi. L'abbiamo dimostrato in tutti questi anni. Oggi i nostri Vigili del Fuoco, come tutti i Vigili del Fuoco, hanno competenze nuove, come sapete, anche con l'antincendio boschivo e con la soppressione della forestale. Tutta una serie di servizi sono andati e di responsabilità sono andate ai Vigili del Fuoco. Non avevamo un mezzo 4x4 per soddisfare quelli che erano i bisogni del nostro territorio aperto, e quindi questa iniziativa tende a coprire un bisogno che è presente sul nostro territorio, che riguarda tantissimi cittadini e che riguarda quello che è il nostro bene collettivo e poi il nostro patrimonio ambientale.